chiesa e esercito. La via è scientifica, spirale incommensurabile e non linea, non cerchio. Metodo, odos e via, quindi via sintattica, esodo, en pass, via frastica, sinodo, schisi, via pragmatica, via abduttiva, via catacretica. La negazione della via comporta il metodo algebrale, logico-deduttivo, anche quello di Cartesi, l'esodo geometrale, logico-seduttivo, e il sinodo psicopatologico, logico-reproduttivo. La via di Damasco è fosforescente, un flash, una folgorazione, una cantonata, secondo Luigi Pirandello. La Chiesa al posto del Sinodo, il Sinodo senza via. Qui non è nell'accezione ecclesiale appunto del Sinodo dei Vescovi, ma nel suo etimo, diciamo. Il Sinodo senza via, questa è l'Ecclesia. L'altro sinodo senza via è l'esercito. O la via insieme è un risultato, oppure interviene la questioncina da millenni: come portare gli umani da A a B. Come portarli in guerra, come portarli a stuprare, come portarli a rubare e come portarli anche civilmente e quindi incivilmente, cioè come portarli a lavorare, come portarli a viaggiare, come portarli. I portati chi sono? I portatori chi sono? Andare da A a B per amore, la religione, la Chiesa. Andare da A a B per odio, l'esercito, la filosofia che ha armato, Aristotele ha armato Alessandro con la filosofia ed è partito in guerra. Per odio, intendendo o vai da A a B o ti uccido. Si può leggere l'avvio del libro sulla guerra di Sun Tzu, circa del 500 prima di Cristo, ed è questa la questione dell'esercito, andare da A a B per odio, altrimenti la morte. Il generale, per far vedere all'imperatore come si fa un esercito vincente, no? Ordina di andare da Abi. E chissà perché, all'epoca tutti gli eserciti erano maschili, lui per questa dimostrazione prende due plotoni di donne. Al primo ordine di andare da Abi ridono, e al secondo ordine li ammazza tutte. No, ammazza i due facenti funzione di capogruppo, di generale, di generalessa.
e poi le truppe femminili andranno da B. È molto gentile rispetto agli uomini, questa fanno una bella figura. Gli uomini, non sarebbe stata la stessa immagine se l'esempio l'avesse fatto con gli uomini, come realmente accade. O spari o ti sparo. Questa è la il fratricidio, che in estensione diventa la guerra di tutti contro tutti. Da qui l'interesse di Freud per la Chiesa e per l'esercito, come istituzioni, come si reggono, l'identificazione. La via sintattica impedisce l'algebra, il non dell'avere, impedisce l'algebra, impedisce di farsi padrone e guardare in faccia la morte, come sostiene Heidegger. E questi sono i soggetti omicidi. E la via frastica impedisce la geometria, impedisce il figlicidio, impedisce di farsi vittima e fuggire dinanzi alla morte, non vederla. Questi sarebbero i soggetti suicidi. La via pragmatica, il sinodo, impedisce la psicopatologia, impedisce i pazzi di tutte le specie. La via pragmatica, in altro modo, impedisce di fare ciò che si vuole, ovvero di fare il pazzo. I candidati all'omicidio e al suicidio sono questo, in tutta la loro soggettività e assoggettamento. Soggettività nel caso dell'omicidio dei padroni e assoggettamento nel caso del suicidio degli schiavi, che sono lo stesso animale, questo padrone schiavo. La soggettività, l'idea che ognuno ha di sé, la via invece, ma è il resto che è invece e la via è, la via approda alla qualità, senza invece, alla qualità senza ritorno al luogo di partenza, il viaggio non è circolare, la questione non è chiusa e quindi senza più salvezza. Né religiosa né militare. Annota Giorgio Agamben che è Paolo che traduce ritorno con salvezza. Il ritorno del resto di Israele diventa la salvezza del popolo di Israele. Chiesa e esercito non preda del discorso della morte, del discorso della vita, del discorso della vita dell'amore, del discorso della morte della guerra, che sono le due fasi del discorso come negazione della parola. Sì, come dispositivi. La stessa parola guerra è sorta come per indicare un dispositivo, indicava il dispositivo germano che riesce a vincere quello romano, ma di questo si tratta, di un dispositivo. È per un compromesso che i dispositivi vivono millenni? Qual è il compromesso religioso e qual è il compromesso militare? Provocatoriamente filosofico?
Perché l'idea di sé, l'idea dell'altro è l'idea dell'essere. Appena per introdurre Chiesa e Esercito. Interessante rileggere Freud sulla questione.